senza precedenti. Noi vogliamo veramente lasciare che a risolvere questa crisi sia un sistema che ad oggi si è rivelato insufficiente. Non vorremmo piuttosto il contributo della classe più colpita, della classe più consapevole, per risvegliare gli animi di tutta la popolazione e trovare una soluzione a questa crisi? Sì. E allora ecco quali sono stati i tre punti di scontro durante questo dibattito. Primo, la politica e l'apatia dei giovani. Secondo, la promozione della transizione ecologica. E terzo, la capacità effettiva dei giovani. Con ordine, partiamo dal primo, la politica e l'apatia dei giovani. La squadra contro ha semplicemente accettato l'apatia politica dei giovani. Incuranti del problema della scarsa partecipazione, una scarsa partecipazione che nel futuro avrà effetti catastrofici. Ecco perché allora noi della squadra pro abbiamo deciso di promuovere la partecipazione politica dei giovani, di risolvere questo problema, di inserire i giovani nella politica per risanare la crisi politica e per risanare la crisi riguardante la transizione ecologica che stiamo vivendo. Passiamo quindi al secondo punto, la promozione della transizione ecologica. La squadra contro ha ritenuto di potersi affidare solamente sull'attivismo e su una classe politica, definita dalla stessa squadra, insufficiente. Non è abbastanza, è chiaramente insufficiente. Noi veramente vogliamo risolvere una crisi senza precedenti affidandoci ad un sistema insufficiente? No, ed è per questa ragione che la squadra pro ha proposto un cambiamento nel sistema, un cambiamento che renderà effettivamente il sistema efficiente. Come? Primo, migliorando l'attivismo stesso, perché abbiamo dimostrato che una collaborazione diretta può portare solamente benefici per l'attivismo. E secondo, risvegliando le coscienze della popolazione mediante i giovani che hanno capacità divulgativa, sono più consapevoli riguardo al problema. Allora passiamo al terzo punto, le capacità dei giovani. La squadra contro ha ritenuto che i giovani non abbiano assolutamente capacità, ma allo stesso tempo noi dovremmo fare affidamento solamente sull'attivismo giovanile per risolvere il problema? Bene, a questa contraddizione abbiamo dato risposta noi della squadra pro, perché abbiamo dimostrato come i giovani abbiano effettivamente le competenze richieste, come i giovani possano fornire un contributo essenziale, come i giovani, affiancati dagli specialisti che già ad oggi si occupano del problema, che già ad oggi lavorano nell'ufficio di cui stavamo parlando, potrebbero portare solamente a una cosa, a un grandissimo beneficio, nuove idee e una miglior divulgazione. Esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, di risvegliare le coscienze per promuovere una transizione ecologica efficace, per risolvere la crisi che stiamo vivendo. E allora la domanda che vi pongo è la seguente: preferireste vivere in un mondo, quello dei contro, in cui l'apatia politica delle future generazioni avrà conseguenze catastrofiche, in cui ci dovremmo affidare ad un sistema insufficiente per porre rimedio alla più grande crisi della nostra epoca, in cui dovremmo affidarci esclusivamente sull'attivismo giovanile quando però i giovani non hanno competenze? O preferiremmo vivere nel mondo proposto da noi, in cui risolviamo la crisi politica, in cui il sistema diventa efficiente, in cui il contributo dei giovani potrà salvare noi, lo Stato e il mondo? Perché noi della squadra pro riteniamo che la priorità dovrebbe essere salvare il mondo. Grazie.